Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Wob, 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 wob. When I come around, got the whole thing wobbing. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. E so, è tanto tempo che non faccio video perché ho avuto vari impegni e quindi è stato un po' un casino, ecco. E solo oggi riesco a fare un po' le prime parti di un video. E volevo spiegarvi un po' e portare un video sulle lampadine LED della macchina, in quanto mi sono stufato della logene gialle, che poi una si è mezza fulminata, l'ho cambiata, l'altra invece ancora un po' regge, ma è molto fioca. E quindi niente, ho deciso di trasformare le alogene, i fari alogeni in full LED, quindi ho comprato due kit di LED a casette e andrò a sostituirli sia all'anabbagliante che all'abbagliante. Quindi niente, diventerà un faro tutto a LED tranne che per le posizioni che poi aggiornerò prossimamente, ecco. E le lampadine che ho comprato sono queste. E sono appunto, come ho detto prima, delle a casette che sono poi quelle per l'amido. Ovviamente sono dotate di centralina, quindi teoricamente non dovrebbero dare, scusate, l'errore sul display. Però insomma, questo è da vedere dopo. Le caratteristiche sono queste: a lumen arriviamo a 6400, quindi 3200 lumen a lampadina, che alla fine è una buona luminosità per un LED che fa luce molto chiara, quindi a 6000 Kelvin, e per non dare troppo nell'occhio, ecco, perché se uno va a spararci un'intensità di luce troppo potente, magari attiri pure di più l'attenzione, quindi così è pure un po' più mascherata, quindi abbiamo la luce bianca. Effetto ghiaccio, effetto LED, chiamatelo come vi pare, però comunque non dà troppo nell'occhio, perché va da dire che comunque sia il faro non è omologato, le lampadine non sono omologate per la macchina, quindi è tutto insomma a vostro rischio e pericolo. E quindi dicevo, 6400 lumen la coppia, e consumano 30 watt lampadina e 6000 Kelvin, quindi niente, il voltaggio non me lo ricordo, però vabbè, è una cosa non troppo. Quindi niente, andiamo a vedere la lampadina un po' più da vicino. È una semplice lampadina LED molto economica, che ha il raffreddamento a ventola, quindi è un LED base, ecco. Non ho voluto sprecare troppi soldi per un kit LED troppo potente e ingegnoso, ecco, essendo la mia prima esperienza. Di qua c'è sta pure il coso, il libretto delle istruzioni tra virgolette e non ci sono scritte manco le specifiche. Quindi l'imballaggio era quello che era, perché comunque sia non l'ho comprato né su Amazon né su altri siti particolari o dedicati a questo, ma me l'ha fornite, me l'ha fornite un amico che in più mi avrebbe dovuto dare anche le lampadine della targa, i LED della targa, però non me l'ha dati. E vabbè, quindi insomma, senza far troppa polemica, mi sono accontentato di queste. E tanto le luci a LED sulla targa già ce le ho montate, e quindi niente. Poi andremo a vedere come montarle. Quindi, ciao a tutti ragazzi, questa è stata una breve introduzione sul lavoro che farò in seguito, e niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete avere informazioni su dove ho comprato queste lampadine, scrivetemi nei commenti e niente. E ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi.
commentate, iscrivetevi, mettete like, quello che vi pare, commenti anche negativi, sono sempre ben accetti e niente. Ciao a tutti ragazzi.